La prima volta che vidi un'opera di Vermeer era in un libro. Sì, ecco il dipinto da cui è iniziato tutto. Se guardate queste persone, potete avere un'idea della loro dignità, percepire la loro importanza. Osservandole uno pensa, wow, sono persone davvero straordinarie, anch'io potrei essere una di loro. E Vermeer per me è stato il primo a dare questa sensazione. Ritrasse solamente la gente comune, e non i re, le regine, i duchi, i papi, ma la gente comune. Ora ve lo prendo. Il titolo descrive perfettamente la strada in cui ho vissuto per 15 anni. La chiamano il ghetto. Abusivismo e discariche illegali che hanno devastato l'area per anni verranno arginati. Una macchia sul paesaggio. Ma perché la gente continua comunque a vivere lì? In ogni dipinto di Vermeer che trovavo nel mio libro mi sembrava di riconoscere Jim o Fred o Claire o chiunque vivesse nella mia strada ed era incredibile. Così presi il libro e andai a trovare un mio amico e mi immersi in questo progetto. Volevo mostrare di nuovo quella dignità della gente della zona, immortalare la bellezza di questa strada e dei suoi abitanti. L'idea deve essermi balenata in testa leggendo un quotidiano locale. In quelle pagine venivano mostrati gli abusivi che vivevano in case abbandonate. Erano fotografie in bianco e nero sfocate di persone sfrattate dalle loro case. Ogni volta che osservi le foto di quelle persone pensi, sono strane, non sono come me. È gente senza interessi, sono antisociali, tossicodipendenti, criminali. Dal mio punto di vista era diverso. Filippa, una cara amica, viveva alla porta accanto. Quando vedemmo questo quadro, sembrava lei, lo stesso viso di una giovane ragazza. Di solito passavo ore intere a casa sua a bere il tè e a osservare la luce che penetrava dalla finestra. Con il libro in mano pensai, beh, sono già le 11:30 ora. La luce entra dalla finestra in modo celestiale, colpendo la parete scura. Sembra proprio un dipinto di Vermeer. Queste sono le lettere arrivate alla posta per noi dalla Corte Suprema, con l'istanza di sfratto dalle nostre case dove vivevamo all'epoca. Credo di aver raccolto tutte le lettere che il governo locale aveva inviato alla gente di quella strada. E come sempre erano persone anonime che non riuscivano a comunicare e l'unico modo per dare loro una voce era usare la mia arte. Le mie opere vennero comprate da collezionisti, dalla Galleria Saatchi, esposte a New York, in Olanda. E la gente le vedeva in modo differente. Il messaggio era frainteso. Credo che alcuni non abbiano recepito affatto che si tratta di una lotta, in realtà. Una lotta in una città di persone che cercano di salvare le loro case. Per gli altri sono solo belle immagini. Ed è interessante perché quando la gente guarda un dipinto di Vermeer, non conosce la storia di quegli individui rappresentati e ci fantastica sopra. Gli intenditori e gli esperti nel campo dell'arte sanno che ci sono più Vermeer a New York che in qualsiasi altra parte del mondo. 9, ovvero un terzo della produzione nota dell'artista. Non sapeva dipingere poi così bene. Voglio dire che non sapeva riprodurre perfettamente le ombre come per esempio aveva fatto Rembrandt.
Sempre paragonandolo a Rembrandt, non possedeva nemmeno un contesto emozionale, per niente. E non era tecnicamente capace, come Gerard Dow, Frans van Mieris e Metsu, e molti altri artisti. Non era competente dal punto di vista tecnico. Se questo artista, che non ha nulla da invidiare agli altri, riesce a dare un'idea del sangue invece di rappresentare esattamente quell'elemento, non ci poniamo domande del tipo «Cos'è? Della cera che gocciola?» o cose simili? No, Vermeer avrebbe mostrato l'idea di sangue nell'immagine. Non dipinse mai del sangue, ma sarebbe stato in grado di farlo. Molti dei grandi maestri non lasciano niente all'immaginazione. Vermeer lascia tutto all'immaginazione. Fill your heart with love today. Don't play the game of time. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. Writing's on the wall. Posso decodificare qualsiasi dipinto. Se lo guardo, capisco come è stato fatto. Ma questi dipinti è come se fossero stati trasportati da un colpo d'aria sulla tela, come se fossero stati soffiati sopra. È difficile comprendere come li creò. E sono molto diversi dai suoi contemporanei. C'è stata una mostra al Met chiamata Vermeer e i suoi contemporanei. In una grande sala avevano esposto De Hoek e Vermeer. E proprio al centro della sala c'era la piccola strada di Vermeer con l'edificio di mattoni e accanto un altro quadro simile di De Hoek. E dal centro della stanza sembrava che emanasse della luce. Quello di De Hoek era semplicemente dipinto. Vermeer aveva dipinto la situazione dei mattoni invece che un muro di mattoni. Per me Vermeer non è un pittore di soggetti, ma della luce. C'è della polvere sopra, ma tanto non lo rovina. Questo è un dipinto di un pittore di tutto rispetto e, come vedete, è stato creato con pennellate molto intense, molto estreme, giusto? Lo trovo un po' brutto, non c'è alcun dubbio. Basta vedere la faccia della donna, orrenda. Vermeer avrebbe rappresentato un tappeto spiegazzato, ma non lo avrebbe mai fatto con questo tipo di precisione. Non ne aveva bisogno, sapeva che il nostro cervello era in grado di elaborare l'immagine di quel tappeto. Non mi interessa la luce di Vermeer finché la tenda sta dritta. È troppo larga. Per me è davvero bella, non ti pare? Sì. Assolutamente. Un po' di più? Tiene in mano una piuma, giusto? È il gabbiano.
Conosci il dramma di Chekhov? Stanno facendo tre locandine. Una di queste rappresenta il gabbiano. È strano, lo so, ma non è stata la fotografia ad ispirarmi. Al contrario, è stata l'arte pittorica. In televisione non si vedono altro che persone che piangono, riversando la loro sofferenza ed esponendosi completamente. Ma la sofferenza viene resa meglio quando è riservata, quasi invisibile, quando è a malapena tangibile. Quando viene provata in un ambiente adatto. Molta gente, solitamente, associa il sole primaverile o la luce della primavera ad un unico sentimento, ovvero la felicità. Per me la bellezza combinata all'avversità è una delle cose più belle che esista in assoluto. La rende fragile e trasparente, quindi è normale che Vermeer diventi una fonte di ispirazione. Proprio perché ci offre l'immagine di quella combinazione di bellezza e di tristezza. Pronti? La ragazza deve stare in questo punto. Credo che tu debba metterti in questa posizione. Immagina di vedere un parco o una cosa simile. Un panorama gradevole, insomma. Ecco, così. Gira la schiena verso l'obiettivo. Sposta un po' il piede. Perfetto. Voglio catturare quel tipo di onestà mentre mi trovo in un mondo completamente finto. Come ha fatto il pittore stesso. Anche lui ha posizionato quella ragazza alla finestra. E probabilmente usò un riflettore rudimentale. Perché quell'assenza di ombre è impossibile. Quell'ombra trasparente non è venuta fuori dalla sua immaginazione. Deve averla vista. Pensiamo sia stupenda. È terribile. Come una foto da passaporto? Sì. Molto artificiale? È artificiale. È strano per questo tipo di foto. È lo stesso con quei dipinti. Niente accade realmente. È questo che impari dall'arte del dipinto. Anche da quei vecchi ritratti. Di solito la gente faceva ogni sorta di cose. Ma quando studi l'arte del ritratto, niente accade realmente. I soggetti stanno seduti, stanno in piedi, osservano. Che cos'è? Una ragazza che legge una lettera? È davvero questo che impari dall'arte pittorica. Con le cose più belle, niente accade realmente. È una serie fatta ad Hollywood. I soggetti sono tutti prostituti uomini. Solitamente prima scelgo la location, poi posiziono le luci, la situazione e lascio lì il mio assistente con tutto predisposto. E io scendo in strada, proprio dove lavorano questi uomini, e inizio a chiedere se poserebbero per me. Ovviamente li pago e loro accettano. E fanno quasi sempre le cose che avevo organizzato precedentemente. That's not me.
C'è qualcosa di affascinante nel voyeurismo che ritroviamo anche nel lavoro di Vermeer. Come se fossimo una locandina appesa al muro e vedessimo qualcosa di privato. Quasi come un dio che osserva una scena che in realtà non avremmo dovuto vedere. Questo ritorna nelle opere di Di Corsia, in cui guardiamo la faccia di gente inconsapevole della nostra presenza. Non siamo pronti per quella visione. Questa è molto più interessante perché è davvero rappresentativa. Mi ricorda il modo in cui Vermeer organizzava i primi piani con tendaggi e arazzi, come se dovessimo spostare un sipario per vedere cosa accade dentro. Anche il modo in cui Di Corsia divide lo spazio ricorda i pittori olandesi e i pittori del XVII secolo, in cui pervade la sensazione della divisione dello spazio, uno spazio che continua al di fuori, per esempio attraverso una finestra sul mondo. Il mio intento principale è quello di offrire un'immagine come se fosse stata creata da una mano completamente imparziale, da qualcuno che non è coinvolto nella sua visione. Molto spesso il punto di vista e gli effetti della fotografia sono qualcosa che non si fa mai con un'istantanea. Questa in qualche modo è stata scattata da un punto di vista esterno, che ci suggerisce la presenza di qualcun altro che sta osservando la scena da fuori. Il fatto che l'interno oscuri l'esterno solitamente credo che venga giudicato come mala composizione, perché il soggetto è stato oscurato. Quindi, in un certo senso, questa è una teoria standard dell'architettura, secondo cui la complessità e la contraddizione devono coesistere allo stesso tempo. E questo costringe lo spettatore a far lavorare di più il cervello e a porsi molte più domande. In fin dei conti, la mia ambizione, così come quella di Vermeer, credo, è quella di lasciare che tutti i segreti dell'immagine si svelino lentamente. Allora, ecco qua, a lei. 9,20 €, bene. 30, 50, 10. Grazie, arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Buona giornata. Sono un architetto e insegnavo prospettiva. Una volta ho tenuto una lezione di prospettiva e ho pensato, bene, studiamo la prospettiva a ritroso. Prendiamo le immagini naturali dei dipinti e proviamo a ricostruire le scene tridimensionali che mostrano. Poi mi sono reso conto, come chiunque osservi un'opera di Vermeer, che tutti quegli interni che aveva dipinto sembravano mostrare la stessa stanza. Disegniamo la planimetria della stanza di Vermeer. Se guardiamo da questo angolo, vediamo una parete vuota qui, in tutte queste immagini. Le finestre si trovano sempre sulla sinistra. Sono tre alla stessa distanza. Qui, qui e qui. E la luce entra da sinistra. Ora, nelle mie ricostruzioni di questa stanza, potete trovare i punti di vista. All'incirca qui, non si trovano mai nello stesso punto. Quindi, l'area in cui Vermeer deve aver posizionato il suo occhio per avere la giusta prospettiva è quella parte di stanza che vediamo quando osserviamo il dipinto. Usò una camera ottica con delle lenti. Ora ve lo disegno. In ogni
dipinto, vediamo una specie di piramide. È l'estensione di tutto ciò che vedete nei quadri. Ecco cosa ho scoperto. Se continuate a tracciare le due linee all'indietro, si crea un piccolo rettangolo. E in sei casi, forse di più, questo rettangolo ha la stessa dimensione del dipinto sulla tela di Vermeer. Credo sia dovuto al fatto che usava una camera ottica. La camera ottica era posizionata qui. Aveva una lente e poteva muovere la camera o la lente in posizioni leggermente diverse. La lente proiettava un'immagine sulla parete posteriore e lui la tracciava, ed è per questo motivo che è della stessa dimensione del dipinto. Ecco la mia camera. Camera oscura significa stanza buia, e qui c'è la camera che ha la lente qui dentro. Questa è una vecchia camera ottica e la ragione per cui la uso è che si può spostare avanti e indietro, mettere a fuoco la lente e proietta un'immagine sullo schermo posto lì dietro. Si può abbassare il telo per oscurare. In passato si credeva che il realismo di Vermeer potesse essere spiegato copiando quell'immagine proiettata. Vermeer deve essere stato interessato alla camera ottica e probabilmente la conosceva bene. Artisti come Constantin Huygens e De Hoek scrissero al riguardo e altri erano familiari con questo strumento, ma per Vermeer sarà stato fondamentale per vedere in un altro modo la realtà, che si trattasse di guardare fuori da una finestra o attraverso una lente, o di vedere l'effetto realistico dell'opera di un altro artista. Riportava quell'informazione al suo atelier e la ricreava in modo personale. Sì, così. Puoi alzare un po' di più il telefono? Sì, molto bene, Kim. Uno dei problemi di essere un modello è che devi stare immobile tutto il tempo. E i modelli di Vermeer stavano in posizioni facili da mantenere. Non sembra che tenessero qualcosa in mano, sono semplicemente fermi. Puoi girare il volto verso la fotocamera? Perfetto, non così tanto. Un po'. Bene, fantastico. Bellissima. Ti colpisce immediatamente appena guardi l'immagine, è come un dipinto. David Hockney, che è molto interessato agli effetti ottici e crede che i pittori li abbiano usati lungo i secoli, dice: vederlo vuol dire usarlo. Significa che è attratto dall'occhio del pittore, così come dal dipinto in un certo senso. In realtà non è molto dettagliato. Molte volte i dettagli si perdono. Risolve l'immagine in qualcosa di preciso ma vago, se mi capite. Qualcosa più tenue di una fotografia. Quando si esaminano questi effetti luminosi da vicino, ne noti parecchi, ma anche se sono convincenti, in realtà non sono scientifici. La finestra è opaca dappertutto, ma non dove lui completa la mano. Le dita si vedono dal vetro, nient'altro. Vuole completare la mano, ma non vuole nessuna distrazione fuori dalla finestra. I riflessi che osserviamo in fondo alla bacinella, sopra il tavolo, sembrano riflettere direttamente la tovaglia sottostante, ma in realtà si tratta di una struttura inventata. Ci sono pennellate dello stesso colore, ma se portassimo il dipinto a un esperto di effetti ottici, direbbe che questo è un fenomeno impossibile. Ci sono altri elementi che hanno a che fare con il modo di trattare la luce da parte di Vermeer.
Si tratta di quei piccoli riflessi del sole o della luce che entra dalle finestre che colpiscono superfici come il legno lucido, il metallo o il vetro e prendono la forma della fonte di luce che riflettono. Quindi, se sei in una stanza, di solito sono piccoli rettangoli, proprio come le finestre. Vermeer in molti casi li rappresenta come dei cerchi, ma non lo sono. Diventano cerchi per via della circolarità della lente. La lente fuori fuoco li trasforma in cerchi, i cosiddetti cerchi del caos. Quando ho iniziato a fare il fotografo, non avevo degli esempi da tenere a mente. Non conoscevo la fotografia o alcun fotografo. Ero una tabula rasa. Ma avevo studiato storia dell'arte, quindi Vermeer è sempre stato impresso nella mia mente da quando ero studente d'arte negli anni 60. Beh, ecco, questa è una camera ottica 8x10. È come un piccolo teatro. Ed è come una camera oscura perché non è altro che una scatola oscurata con un piano di proiezione e una lente davanti dove colpisce la luce capovolgendo l'immagine. È un meccanismo molto semplice, il principio base che ha permesso la nascita della fotografia. Questo richiede di rimanere in posa e guardare qualcosa molto intensamente per assicurarsi di rappresentare ciò che desideri con questa camera. È piena di intenti. Al contrario, quando lavoro per la strada con la piccola fotocamera, aspettate, ora ve la tiro fuori. Quando lavoro in strada con questa piccola fotocamera, sembro un musicista jazz. E invece quando lavoro con questa è come se fossi Pablo Casals che suona il violoncello. C'è meditazione sulle cose e Vermeer è proprio meditazione. Quando guardi quei dipinti, quando guardo quei dipinti, io vedo il tempo che ci ha impiegato a dipingerli. Non c'è nulla di affrettato in quei dipinti. Sembra che siano stati modellati da una mano amorevole che, pennellata dopo pennellata, ha conferito loro quella sfericità che loro stessi descrivono. C'è una vita vissuta in quei dipinti, fatta di piccoli istanti, e proprio quegli istanti sono il luogo dove la fotografia e Vermeer si incontrano. Perché sembrano un'istantanea di un singolo momento di vita ordinaria. Qualcuno che ricama qualcosa, qualcuno che legge una lettera. Sono momenti osservati che sono stati immobilizzati. Quindi è questo, questa è la magia di Vermeer. Riguardo ai dipinti di Vermeer, tutti dicono sono così statici. È pazzesco, ovvio che sono statici, sono dipinti, non si muovono. Ma è vero, sono statici in modo che altri dipinti non lo sono. E stranamente è qui che volevo arrivare. Altri dipinti sono statici proprio come le istantanee. Sono momenti congelati. Staticità e congelamento sono opposti, la prima implica una durata. E Vermeer di tanto in tanto, che sia qui, o qui, o qui... Oh, dove l'ho salvata? Credo di averla persa. La ragazza con l'orecchino di perla.
di tanto in tanto sceglie di dipingere delle donne che restano ferme e devono rimanere immobili perché stanno versando del latte, perché stanno sistemando la loro collana di perle, perché stanno pesando qualcosa. E quello... perché stanno dormendo, come in quel quadro. E quello che abbiamo, invece di un'istantanea, è quella strana sensazione del tempo che passa mentre le osserviamo. Ha anticipato il cinema, il che vuol dire che ha anticipato la durata. Avevo 19 anni ed ero andata a trovare mia sorella a Boston durante la pausa universitaria. Andai nel suo appartamento e sulla parete c'era un poster de La ragazza con l'orecchino di perla. Ci diedi un'occhiata, non l'avevo mai visto prima, e rimasi completamente estasiata. Da allora lo portai sempre con me ovunque andassi. Anche se dovevo trasferirmi all'estero per qualche mese, lo portavo e lo appendevo nella mia stanza. Più tardi lo appesi nel mio studio. E da allora si trova qui. Ho studiato arte all'università. E da studente ho iniziato a provare una grandissima ammirazione per Vermeer e il suo modo di fare arte. La sua qualità della luce è qualcosa che ho voluto approfondire e che porto sempre con me nella mia mente. È 30x40? Sì, è incorniciato. Va da qualche parte o è ancora in stand-by? No, questo ce l'avevo già, quindi okay, va bene. Ok. Ecco. La mattina che fotografai la ragazza afghana in un campo profughi in Pakistan era una mattina molto ordinaria. Infatti erano le 11 e la luce era impossibile, molto accecante. Rifletteva la sabbia. Quindi mi misi alla ricerca di un interno in cui lavorare, perché sapevo che la luce sarebbe stata più tenue e avrei potuto fotografare con un effetto migliore. E mentre camminavo per il campo, sentii delle voci provenire da una tenda. Erano delle giovani ragazze che cantavano in classe. Allora mi intrufolai dentro. Entrai e chiesi all'insegnante se potevo guardarmi intorno e magari scattare delle foto. Mi alzai una mattina e rimasi distesa a letto a osservarla. Ero preoccupata per il libro a cui stavo lavorando perché non stava andando bene. La stavo guardando e all'improvviso pensai: chissà che le ha fatto Vermeer per farla apparire così. Ed è stata una specie di rivelazione. Anche se conoscevo a fondo Vermeer, non avevo mai pensato a lui se non come pittore. Non avevo mai pensato al Vermeer uomo. Capii subito che quello non era il ritratto di una ragazza, ma il ritratto di una relazione. Il modo in cui appare il suo sguardo rifletteva ciò che deve aver provato lui. Il mio occhio fu colpito da una ragazzina in particolare, che aveva un viso davvero meraviglioso e due grandi occhi spettrali. Mi rivolse l'attenzione forse per un minuto o due, al massimo saranno stati tre. E fissò la mia fotocamera con grande curiosità, perché probabilmente quella era la prima volta in vita sua che veniva fotografata. E forse la prima volta che incontrava uno straniero. In un certo senso era affascinata da me quanto io da lei. «Cosa volete, signore?» chiesi mentre sedevo. Ero confusa, non ci eravamo mai seduti insieme. Rabbrividii, anche se non faceva freddo. Non parlare. Aprì la persiana, così la luce mi colpì la faccia. Guarda fuori dalla finestra. Si sedette sulla sua sedia vicino al cavalletto. Diedi un'occhiata alla nuova torre della chiesa e deglutii. Sentì la mia gola stringersi e i miei occhi aprirsi. Ora guardami. Guardò dritto in camera e
vidi quei meravigliosi occhi blu, verdi e grigi. In lei c'era bellezza e sensualità, ma anche un realismo crudo, dato che non era ovviamente una modella e non era consapevole di quella situazione. Era stata presa in contropiede. Quella stessa situazione che ritroviamo in La ragazza con l'orecchino di perla, la sua bocca e il gesto della sua testa. Traspare tutta la sua spontaneità e l'autenticità. Il mondano diventa molto speciale, insolito e magico. Un momento così ordinario è diventato un istante davvero straordinario. Sembrava aspettare qualcosa. La mia faccia iniziò a tirarsi per la paura di non riuscire a dargli ciò che voleva. «Perfetto», disse gentilmente. Era tutto quello che aveva da dire. I miei occhi si riempirono di lacrime che non versai. Ora lo sapevo. «Sì, non muoverti». Stava per ritrarmi. Quando la mostra venne aperta, stavo guidando qui, da solo, e mi chiesi perché diavolo c'è tutta questa gente in fila. E alla fine capii che facevano la coda per entrare alla mostra. Ma col tempo mi resi conto che i visitatori stavano arrivando lì sempre prima. E infatti la gente iniziò a mettersi in fila alle 7, poi alle 6, alle 4, alle 2, a mezzanotte, anche in pieno inverno. C'era la neve, faceva un freddo cane, c'era il ghiaccio, ma durante gli ultimi giorni della mostra le persone facevano la fila già dalle 9 di sera per poter entrare la mattina seguente alle 10. L'ho tenuto sulla mia scrivania per mesi, quindi dovrei conoscere questo dipinto profondamente, avendo avuto questa opportunità. E una delle cose più belle di quest'opera è il colore. Vermeer era un colorista. Di solito nessuno pensa al Vermeer colorista, ma se si osservano i dipinti e il rosso, quello splendido cappello rosso, e la sfumatura verde della fronte, e quel turchese degli occhi, e il rosa leggero delle labbra, e il giallo riflesso sul blu dell'abito, non si può dire che non sia un'opera luminosa. Non avevo mai visto Vermeer. Ero ignorante. Sapevo qualcosa su Rembrandt, ma non avevo mai visto Vermeer. E appena lo vidi fu come un'apparizione. Fu come innamorarsi per la prima volta. Riconobbi qualcosa che avevo perso. I dipinti di Vermeer spesso sono agglomerati urbani. E per farli deve averci impiegato probabilmente mesi. Infatti c'è stato un processo di creazione degli edifici e della luce. È stato un processo lento. Ma ci sono dei momenti cruciali nel dipinto che non sono affatto frutto di un processo lento e creativo, ma sono l'effetto di pochi ultimi istanti. Pensate alla ragazza con il cappello rosso. C'è un punto di luce turchese nel suo occhio. I suoi occhi non sono illuminati direttamente, quindi non si riesce a capire da dove viene la luce, perché non proviene da dove vengono le altre luci, dato che si trovano dall'altra parte dell'occhio. Deve averci messo un secondo per applicarlo, ma è tutto. Infatti, tutto il lavoro che ha fatto prima assume un senso con quel turchese, ed è una di quelle cose che non concepisci. Non so se riuscite a vedere quel turchese. Io non avevo mai visto questo colore in degli occhi così scuri e non illuminati, che riescono comunque a dare quella sensazione di
umidità e dolcezza nello sguardo. Mi sono sempre chiesto da dove venissero quei due puntini turchesi. Come ho detto, è stato messo tutto lì dal mio assistente, senza un senso di ordine o design. Oh, un secondo. Ecco, forse è qui dentro. Sì, siamo fortunati. Guardate. Guardate qui in alto. Era una scatola senza etichetta e siamo stati fortunati. Devo stare attento, è una vecchia stampa. Molti anni fa avevo lo studio nel centro di Manhattan, sulla 19ª strada, orientato a sud. E godevo di una vista spettacolare su New York City. Non c'erano grattacieli davanti a me. Negli anni, quando c'era qualcosa di interessante in termini di condizione meteo o luce, scattavo una fotografia di grande formato orientata verso sud. E ovviamente c'erano questi due edifici che spiccavano proprio nel mezzo. Ma volevo osservare i cambiamenti stagionali e la qualità della luce, il modo in cui a volte apparivano privi di sostanza e a volte solidi. A volte era notte e brillavano. Continuai a percepirlo come un paesaggio, come una montagna che si erge all'orizzonte. Nel 2001 feci una mostra in una galleria di Soho, intitolata «Guardando a sud paesaggi di New York City». Era ottobre del 2001, quello era il programma. Qualche giorno prima dell'11 settembre mi trovavo in centro a New York a stampare questa immagine e feci l'ultima fotografia di questo posto. Questa foto è stata scattata 4 giorni prima del crollo delle torri. E ricordo che mentre facevo questa foto stava calando il tramonto e pensai che non era poi così interessante, scenografico o cose simili. E mi dissi che sarei ritornato dopo qualche settimana, perché le torri saranno sempre lì, così come le montagne, no? Sono perenni, ma ovviamente 4 giorni dopo sono sparite. Durante la sua vita ci furono 3 guerre tra Olanda e Inghilterra, in una delle quali l'Olanda perse New Amsterdam. Luigi XIV invase l'Olanda e i Paesi Bassi, provocando una calamità economica che causò la morte prematura di Vermeer all'età di 43 anni. Quindi il suo mondo fu caratterizzato dalla violenza. Questa ovviamente è la classica vista di Manhattan, anche se si tratta di una Manhattan senza i suoi denti, quelli frontali, le torri gemelle. Quando ti avvicini da questo lato è la prima cosa che pensi, quasi come in Veduta di Delft, il grande dipinto di Vermeer, che per noi è la veduta di una città pacifica, del cuore di una civiltà virtuosa. In realtà all'epoca era un'immagine di una città senza più i suoi denti. L'artiglieria era qui dietro. 5 anni prima quell'artiglieria era esplosa. La polvere da sparo era esplosa, uccidendo centinaia di persone. Molte in proporzione alle dimensioni di Delft rispetto a quelle morte durante il crollo del World Trade Center.
E quando qualcuno al tempo guardava il dipinto, vedeva quello che un newyorkese vede qui. Tutto quello a cui pensa è ciò che non è presente. È il dipinto di ciò che non c'è. È un paesaggio con grattacieli, ma è vuoto. C'è qualcosa che manca, manca terribilmente. Quando vedi una mappa su una parete scura, dietro una donna dei dipinti di Vermeer, non è un oggetto neutrale. Una mappa è un sito di centinaia di martiri. È un luogo dove si sono svolte terribili battaglie tra protestanti e cattolici nelle generazioni immediatamente precedenti. Quando vedi una donna che legge una lettera da chissà dove, quando vedi un soldato con un grande cappello con la donna, sai perfettamente che ci sono delle allusioni. Quando vedi le teste di leone sulle sedie, capisci il chiaro riferimento al caos politico che viene spinto via. E infatti viene rimpiazzato da questa atmosfera di pace, che non è reale, ma è inventata per riempire proprio quello spazio. La cosa affascinante di Vermeer è la sua capacità di riempire lo spazio di pace. Se c'è pace in questo mondo, è una pace scaturita da tutta quella violenza. E quei dipinti parlano di violenza, anche se è sempre esclusa da quei dipinti. Una delle cose che secondo me fa Vermeer è sfidare i nostri sentimenti suscitati dalle notizie e da ciò che è importante. Quindi eccoci qui oggi, giovedì 7 maggio 2009, secondo il New York Times. L'agenda di Obama è molto importante, tagli finanziari, eccetera, eccetera. Questa è una delle prime donne di Hollywood. Il fatto è che non ce ne sono molte ad Hollywood e ci sono molti di noi. E cosa succede se non è successo? Finisce che ti senti molto triste e pensi, perché la mia vita non è come la sua? C'è molta invidia, un sentimento che esiste in tutto il mondo. Guardate, Hilary Swank, guardatela. Vermeer l'avrebbe dipinta? Probabilmente no. È troppo sicura di sé, troppo sfacciata, esageratamente attraente. Ti fa pensare, cos'è che non va nella mia vita? Perché lei non fa parte della mia vita? La cosa bella di Vermeer è che non è questo, è l'opposto di questo tipo di glamour. Non vuol dire che i suoi dipinti siano brutti, ma credo che siano l'idealizzazione del mondo reale, del nostro mondo, non di un mondo fantastico, e quindi dobbiamo essergli riconoscenti per averci salvato dai sentimenti di invidia e insoddisfazione promossi da Vanity Fair. Chiunque sia attratto da Vermeer non può che essere attratto anche dai valori opposti a quelli espressi da Vermeer. Quando ci innamoriamo di un'opera d'arte è perché rappresenta qualcosa che non possediamo abbastanza. Io non ho molto Vermeer nella mia vita. Non possiedo molto quel senso di calma, di accettazione, di vita comune, di quella saggezza che emana, potremmo dire. E Vermeer è la propaganda di un certo stile di vita, che a mio avviso
io, così come il mondo moderno, purtroppo stiamo sempre più perdendo di vista.